Benvenuti a questo nuovo appuntamento di I Love Italo Disco, che è una chiacchierata fatta da chi ama la dance italiana come me a tutti i protagonisti di questo filone che ancora oggi sta avendo un successo incredibile. E per la seconda volta, e questo lo ringrazio immensamente. Io con tutto il cuore ti ringrazio. Abbiamo per la seconda volta, questa volta integrale, la nostra chiacchierata, uno dei big della dance e non solo, Mico Mission. Ciao a tutti, ciao Massimo, è un piacere, dai, ci ritroviamo, questo Sì, guarda, è una bella cosa, dai. è bello, invece di vederci una volta e poi sparire, ci rivediamo, benissimo, bella, bella. Perfetto. Allora, ci sarà anche una terza parte, non si sa. Ci sarà la terza parte per quando ci sarà un altro successo che arriverà tra un po'. Ah, ok, bene, bene, bene. Dai, amico, per quei pochi che non ti conoscono, raccontaci un attimino come ti sei avvicinato alla musica e Mamma come mia. sei poi arrivato anche alla dance. Dobbiamo andare lontanissimi nel tempo proprio perché per me la musica è stata tutta la mia vita perché ho incominciato a non studiare e a fare musica, a cantare, era sempre il mio grande desiderio. Mi ricordo quando facevo l'ITIS, andavo in officina a fare i pezzi di ferro, a limare, a mettere il pigno, a fare cose, e cantavo. E quante volte mi hanno sbattuto fuori dall'officina perché cantavo. Cantavo, dicevo, Bozzetti, fuori! Dicevo, ma chi sta cantando? Se non viene fuori, no, ha detto, sono io, sono io, sono io. Fuori. Vabbè, e ho incominciato così. E quindi poi ho fatto l'angelo. L'angelo nella commedia Alessandrina Gelindo, e lì uscivo con la luce che si accendeva, venite adoriamo i rubi da culla, quel Dio che dal nulla il tutto creò. Vabbè, sono momenti indimenticabili nella vita di chiunque sarebbero, quindi sono da rispettare, anche se sono piccole e stupidaggini, però sono da rispettare perché ti riempiono la vita. E vabbè, qui eravamo al San Francesco, ad Alessandria, poi ho cominciato col gruppo, subito col gruppo. E poi è arrivato subito Ribalta per Sanremo. Discografici, avevo vinto un disco d'oro ad Alessandria, organizzato dal giornale Il Piccolo, che è il giornale di Alessandria. E ho vinto un disco d'oro, sono arrivati discografici, l'Ariston, e dico, ti facciamo fare il Festival di San Marino, va bene, ho fatto il Festival di San Marino, ho vinto, c'erano un sacco di artisti, da Luisel, nomi che poi sono diventati anche importanti, e ho vinto lì e dopo Ribalta per Sanremo al Palazzo del Cinema di Venezia, grande manifestazione perché figure, c'erano tutti gli artisti mondiali e come ospiti c'era Richard Anthony, Aznavour, François Hardy, nomi incredibili. Io col gruppo ho fatto la mia partecipazione, avevo già inciso il primo disco che era Non hai più niente per me, quello che tu hai mai fatto vedere. Lo faccio Sì, vedere a dai, tutti. Non hai più niente per me, è stato il primo disco in assoluto. Il retore era Gente che ragazza. Ecco qui la copertina, Don Mico, gente Don che Mico, ragazza e non hai più gente che non niente è più per me. niente per me. Non è più niente per me, è un pezzo carinissimo, bello, 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 che ha avuto anche un ottimo riscontro. E soprattutto nei jukebox ha funzionato tantissimo. E niente, Ribalta per Sanremo c'erano Loredana Bertè, no, Loredana Bertè, Mia Martini, scusa, Mia Martini, la sorella, Mia Martini, che era Mimì Bertè. Allora, poi c'era Peppino Gagliardi, Didi Balboni, Vilma Goic, nomi che poi sono diventati famosissimi. E chi ha vinto? Mico. Ho vinto io. Sono arrivato primo. Come obbligo ho avuto la possibilità di partecipare al Festival di Sanremo
del 65. Questa era nel 64, lo ricordo di Sanremo. Nel 65 c'era da andare a Sanremo. Solo che allora Sanremo veniva deciso dai discografici, non che adesso non sia così, ma comunque allora era soprattutto così. E il mio discografico, alla fine, si sceglieva, i discografici sceglievano i pezzi, no? Dicevano questo lo diamo a questo, questo lo diamo a quello. E alla fine era rimasto un ultimo pezzo, che era E poi verrà l'autunno. E il discografico mi ha detto, ma te la senti di fare questo E poi verrà l'autunno? Io ho detto, ma sì, figurati, per me era un delirio andare a Sanremo. Come primo impatto a 20 anni, 19 anni andiamo a Sanremo, ti ho detto va bene, lo arrangiamo, facciamo. Era un pezzo difficile, poi tu lo sai, l'ha poi inciso Mina, l'hanno inciso altre persone, ma comunque è una canzone abbastanza difficile. E dicevo, ecco la copertina del 45 giri, eccolo qua. Poi verrà l'autunno, non ti scusare, Sanremo 1965. Mamma mia, Sanremo, vabbè, niente, allora io accetto di partecipare, anche se avrei dovuto dire no, guarda, facciamo qualcos'altro, io avevo dei pezzi miei molto più giusti per arrivare a Sanremo, e invece preso dalla libidine di fare Sanremo, ho detto ok, va bene anche questo. E allora niente, partecipato a Sanremo, è stata una partecipazione swing e svang, camisa e bouton, gli dicono ad Alessandria, frise, pantufli, donne, elastici, pam! Tutto, sono stato il primo della prima serata, il primo, presentava Mike Buongiorno con Maria Grazia Spina, ancora al Casinò, no, al teatrino del Casinò di Sanremo, col palco in discesa che quando entri ti sembra di cadere nella buca dove c'era l'orchestra. E sono stato il primo, ho cantato, tra l'altro Enrico Intre dirigeva Gianfranco Intre dirigeva l'orchestra, mi ha dato l'accordo ed era anche difficile perché dovevo prendere un accordo e poi verrà l'autunno. Però, finita la canzone, votazioni, eliminato subito, eliminato, quindi tre minuti di Sanremo. Io ero in coppia con Timi Uro, cantante mastodontica, una voce fantastica, incredibile. Infatti, io ero impaurito quando sono entrato alle prove. Ho sentito poi verrà. Ho detto, minchia, io devo cantare in coppia con questa. Vabbè. Però è stata comunque un'esperienza piacevole, anche se certo. Triste nell'epilogo. Triste nell'epilogo, ma comunque tutti hanno parlato di Don Mico, perché vabbè, avevo venduto 35.000 dischi, che per allora era niente, ma comunque però ci sarebbe un disco d'oro. oggi sarebbe disco d'oro perché è proprio oro. Platino, super oro. Certo. Invece per allora aveva vinto poi Se piangi se ridi di Bobby Solo, che aveva venduto 1,5 milioni di dischi. Quindi, vabbè. Tra l'altro l'ho visto a Domenica Inn l'altro giorno, che cantava Se piangi se ridi Bobby Solo. Sono venute in mente un po' di cose. Quell'anno lì c'è stato Pino Donaggio con Io che non vivo, canzoni meravigliose. C'era una concorrenza abbastanza forte, dai. I New Minstrels, in coppia con Vilma Goic, dove c'era Barry McGuire che cantava quello di I will walk in the morning. Voglio dire, gente veramente... Grandi, grandi cantanti, io mi sentivo piccolo. Però vabbè, è stato così. Io intanto finito il festival, ho fatto un sacco di serate, ho girato per tutta Italia perché tutti mi cercavano, mi chiamavano, anche se la cosa non era andata a buon fine, però era un Sanremo notevole, importante, con grandi artisti come Jim Pitney, Polanca, cose che per me erano miti. Quindi è stato già. E poi c'è l'altro Sanremo 1976 l'altro Sanremo
Io ero con Riccardi Albertelli, poveretti che se ne sono andati tutti e due. Vabbè, niente, alla Rea Music mi ha detto: vuoi fare Sanremo? Ho detto: ancora? Lo facciamo di nuovo? Però avevo una canzone che durava 20 minuti, avevamo scritto la prima canzone che ho scritto con Pegoraro, quindi noi scrivevamo, lui era il mio batterista da anni, e abbiamo cominciato a scrivere, e Signora Tu è stata la prima canzone che abbiamo scritto. Avevamo scritto una storia infinita, io ho fatto il testo lunghissimo, Signora Tu, e l'avevamo presentata a Pino Cremante, che era produttore di Riccardi Albertelli, e l'aveva sentita e ha detto: sì, vabbè, ma dobbiamo tagliarla perché è troppo lunga, 20 minuti di canzone. Allora è tagliata, tra l'altro siamo stati da Facchinetti, da Robby, che era un amico, perché ci vedevamo in tutti i locali, in tutte le discoteche, loro facevano attrazione, io facevo gruppo base, e ci siamo trovati una ventina, una trentina di volte in tutti i locali, no? E lui mi aveva detto: vieni a Bergamo, dai, vediamo di mettere a posto quel pezzo lì, ma perché è bello, interessante. E niente, lui ci aveva detto: tagliamolo un po', facciamo di qui, facciamo di là. Fatto sta che, va bene, allora Sanremo accettata, Signora Tu, e ho partecipato. Solo che Sanremo del 76... Me lo faccio vedere, la copertina, eccolo qua. Con il capello più lungo. Sì, sì. Se è vero che nel 65... Mike Buongiorno, quando mi ha presentato, mi fa: ed ora, signore e signori, il bello della canzone italiana, Viso d'Angelo, Don Mico. Lui mi chiamava Viso d'Angelo e mi aveva dato questo nome, poi è rimasto, no? Infatti anche il signora Tu, questa faccia da belloccio, da ragazzino per bene. Io arrivo da una famiglia dove per forza dovevo essere per bene. Io ero un disgraziato perché non ho studiato, non ho fatto l'università, però ero il ragazzino per bene. 76, Signora Tu, è andata bene perché sono arrivati in finale, però Sanremo allora era un Sanremo in morire, nel senso che volevano farlo morire. Era un periodo così, tu lo sai, no? Se ti ricordi... ci sono stati anni in cui Sanremo sembrava non volesse più esserci, no? non dovesse più esserci, però quell'anno lì comunque sono andati in finale. È stato il primo anno dove è stato a colori, la televisione a colori, è bellissimo, in finale ottavo, sono arrivato ottavo in classifica, è stata una bella esperienza. E poi la vita è continuata. È continuata, lì eravamo nel 76, quindi è continuata. Io col gruppo ho continuato ad andare avanti e girare per l'Italia, e mentre giravo io girava anche Sugar and Candies, il gruppo di Adelmo Fornaciari, quindi facevamo gli stessi locali, ma Ivana con Opera Madre, eravamo tutti nella stessa barca, ci incrociavamo nei locali, vabbè, sono stati momenti veramente creativi, perché facevamo ballare migliaia di persone. La dance è nata da lì, da quei momenti lì. E niente. Poi cosa è successo negli anni Ottanta? Negli anni Ottanta abbiamo continuato a scrivere, a fare con Pegoraro. Con Tano abbiamo continuato a fare... Sembrava che fosse tutto solo per noi, no? Sai quando scrivi, ma dice: non succede niente. Però sei contento perché esterni, metti nero su bianco, registri cose che poi alla fine dici: beh, però è carina, dai, sono belli. Alla fine è arrivato Tony Carrasco, il produttore. Tony Carrasco ha sentito una cassetta, perché allora c'erano le cassette. Certo, le famose multicassette. Se si bloccavano dovevi mandarle avanti così. Con il lapis, che si infilava il lapis. Bravo. Sì. Quante volte l'ho fatto, Mico? Vabbè, lo immagino, quante volte ci siamo incazzati perché non funzionavano le cassette.
si attorcigliava, bisognava perché... in auto lì. Sì, vabbè, non parliamo poi delle auto. Ha sentito questa cassetta e dice: ma qui ci sono delle cose bellissime, porto io, la porto a sentire al vecchio, lo chiamava il vecchio, e dice: ma chi è il vecchio? È Gurtler, è il discografico, Walter Gurtler, tedesco, che aveva la Saar, l'etichetta che in quel momento è un'etichetta che aveva avuto una storia infinita, perché ha portato per primo il jazz in Italia, un grande di quelli, pazzo, simpaticamente pazzo, però di una bravura notevole, perché ha portato la musica in Italia veramente, veramente importante. Ha avuto Celentano, ha avuto Vasco Rossi, ha avuto tutti. Fatto sta che sente questa cassetta e dice: allora ragazzi, allora, ok, ma lei cosa fa, amico? Cosa fa? Io dico: cosa faccio? Faccio musica, vivo di musica, vivo di gruppo. Allora proviamo, partiamo con cosa partiamo? C'era, allora, in questa cassetta c'erano tutti i successi, sono diventati tutti i successi questi pezzi, perché c'era How Old Are You? The World Is You? Run to Me? I Love My Radio? Around My Dream? Tutti successi, uno più grande dell'altro, ed erano tutti lì in questa cassetta. Lui li ha sentiti, poi c'era questo lento che io voglio rifare perché è una canzone incredibile che si chiama I'm Flying With You. Io ho fatto poi la versione in inglese, si chiamava Agatha all'inizio, poi è diventata I'm Flying With You. E lui ha detto: va bene, ok, partiamo. Stampato il disco, sono arrivate telefonate da tutto il mondo. Mi Commission, How Old Are You? Ah, poi Mi Commission è venuto fuori da Mico, e poi Missione, è stato Tony Carrasco a dire: missione musica, missione successo, missione, ok, Mi Commission, va bene. E niente, partito. È nato How Old Are You, questo grandissimo successo. How Old Are You è stato una, eccolo là. Ecco il disco di How Old Are You, bellissimo. Pensa che... veramente molto, molto bello. Quel servizio fotografico lì, l'ho fatto dopo che avevo tagliato i capelli, che avevo i capelli lunghi come adesso, forse anche di più, tutta la frangia davanti. E Tony Carrasco mi ha detto: tagliamo i capelli? E io ho detto: ok, tagliamo i capelli, proviamo. E lui mi ha detto: ma sei sicuro? Ma sì, sono sicuro. È venuto fuori il ciuffone. Quindi guardate, ecco Mico, guardate col ciuffone, i capelli corti. E poi con la sua bellissima maschera che ti ha contraddistinto poi anche. Sì, poi è nata questa immagine un po' eterea. E quando sono stato a presentare The World Is You da Raffaella Carrà a Pronto Chigio, Pronto Raffaella, su Rai 1, quando sono entrato mi ha guardato e fa: ma perché tutta questa maschera eterea? Ho detto: ma guarda, io ho detto, emozionatissimo, perché era... dopo Sanremo non avevo più fatto trasmissioni televisive, quindi ero abbastanza emozionato. Poi anche perché arrivavo da successo internazionale, perché avevo già girato mezza Europa, ma in Italia, tu lo sai, no? Che in Italia la dance è stata bistrattata per anni, come dire: ma sì, sono tutte stronzate, tutte cose fatte così, si nascondono con l'inglese. E invece dimostriamo. A Old Are You, dai, è stato veramente un successo. Dimostriamo con i fatti. Ma comunque, a Old Are You è stato, amico, a Old Are You è stato un successo importante in Italia, Sì. Nei jukebox, però, mi ricordo, nei jukebox. Ma è vero, è stato importante, però c'era un po' di chiusura nei confronti. Ma Mi Commission è Don Mico, è quello che ha già fatto Sanremo. Hai capito? Questa è la mentalità assurda. Io ancora poco tempo fa ho mandato una mail ad Amadeus e gli ho detto: scusami, ma Mi Commission è uno dei nomi più rinomati nel mondo, ma perché non mi fai fare la vita, i migliori anni, o a Carlo Conti, poi Amadeus, mi fai partecipare a qualche trasmissione? Non so, non mi risponde, ma come se fosse... Un difetto, no? Aver avuto una storia alle spalle. Io ho avuto delle esperienze diverse, belle o brutte, ma comunque le ho avute. Cioè, spettacolare. È giusto parlarne, è giusto saperlo. Vabbè.
E poi è arrivato The World Is You, che è, diciamo, l'altro grande successo, come mi dicevi. Eccolo The World Is qui, You? eccolo qui, The World Is You. Guarda, ho fatto un'intervista l'altro giorno con una radio argentina, andrà in onda dopodomani. Un DJ che ha insistito per fare questa intervista e mi ha detto: The World Is You is magic, is fantastic. Chi ha avuto l'idea di Barcellona? Io tengo a ridere la Plaza de Toros. No, in New York, sì, dico, l'ho avuta io. Ma è perché? Perché si stava creando l'Europa unita, perché non parlare a tutta l'Europa, o comunque a una gran parte dell'Europa? È È stato uno slogan. vero, è vero. Tra l'altro, una cosa molto carina, che vi faccio vedere, Sì. il Mico Mission Fan Club. Ah Il sì, Mico certo, Mission Fan Club, ragazzi. ma guarda, io ricevo ancora adesso ricevo mail e messaggi, ma quando c'era il Fans Club ricevevo delle montagne di lettere, ma montagne di lettere da tutto il mondo. Mi sembrava di essere Babbo Natale, da Romagnini, Che bello, che bello. prima delle feste di Natale. Insomma, bello, bello, piacevole. Bello, bello. Poi abbiamo nell'85 Two for Love. Two for Eccolo Love qui. era in questa famosa cassetta dove con Pegoraro avevamo deciso: che cosa vuoi fare tu adesso, dopo aver fatto The World Is You? Cosa vuoi fare? Vuoi fare Around My Dream? Che avevamo fatto i provini, era tutto lì, è tutto pronto. Che tra l'altro la storia di Around My Dream era che l'avevamo data a Checco Buontempi, e lui l'aveva presa per farla lui, per realizzarla. Poi ha cambiato idea, ha detto: no, no, ve la ridò, no, non mi interessa, faccio altro. Credo che sia stato un piccolo errore il suo, perché lui ha fatto grandissimi successi comunque, ma quello è stato un piccolo errore, come capita a tutti di fare. E Two for Love era in questa cassetta, c'era il Love My Radio, c'era Run to Me, e c'era Around My Dream. Ho detto: cosa dici, facciamo Around My Dream? Era molto mia, cioè la sentivo tantissimo Around My Dream. Ha detto: ma no, facciamo Two for Love, perché Two for Love questa melodia ampia mi dava un senso di grandezza, di abbracciare. Niente, ho scelto quello. Bello, bello. Il discografico francese mi diceva: è sbagliato, dovevi fare Around My Dream, perché Around My Dream qui ha venduto 1,5 milioni di dischi. E dico: sì, lo so, probabilmente ho venduto meno con Two for Love, però sono le cose, i Dai, piccoli errori che siamo si fanno, scelte, insomma, ma dai. è sempre un tuo materiale, una tua creazione che comunque va da una parte e tu vai dall'altra. Certo. E qui vediamo anche un trucco ancora più marcato in faccia, un Sì. trucco. Sì. Ah sì, ma tu pensa che io, vabbè, io, Peter Gabriel, David Bowie, per me David Bowie è stato il grande maestro, grande scenograficamente, artisticamente e scenicamente. Quindi io ero un po' su quella, per me vedere l'immagine, mi sembrava stupido presentarmi come personaggio pulito, senza niente, così. Allora ho cercato di fare, anche in questa intervista argentina, mi ha chiesto: ma tu sei più fantasma o più mimo? E ho detto: ma forse sono un po' uno e un po' l'altro, nel senso che mi sento così sul palco, con queste maniche che viaggiano a mo' di mimo e questa faccia truccata. Io facevo le serate in Spagna. Il trucco, facevo 4 serate al giorno, quattro spettacoli al giorno, facevo la tarde, la noce, la super noce, e ogni volta mi dovevo rifare il trucco, perché mi colava tutto, perché facevo un quarto d'ora di spettacolo, ma era un delirio, perché era un quarto d'ora intenso, no? Bellissimo, bellissimo. Con Poi tutti i io ragazzi che cantavano. Tutti i ragazzi che cantavano The World Is You, cantavano tutti Barcellona. E la prima volta che ho presentato questo pezzo,
hanno cantato 2000 persone, hanno cantato Barcellona, io tengo corrido nella Plaza de Toros. Io ho detto, ma come fanno? È uscito ieri il disco, già è diventato poi uno slogan tra i ragazzi. Che sì, dicevano, io tengo corrida e intendevano io vado a cominciare. Ah, ok. Era diventato così. Sì. Poi io ho trovato anche altri brani, tipo Striptease. Striptease è stata una costruzione molto sofferta, nel senso che qui c'è l'arrangiamento di... Sono stato a Roma e l'arrangiamento è del maestro, come cavolo si chiamava, non mi ricordo più, comunque quello che aveva fatto anche Stefani di Monaco, aveva fatto gli arrangiamenti per Stefani. Sono stato a Roma e quando ho sentito l'arrangiamento, sì, mi piaceva a livello musicale, ma non ero convinto della scelta, del tipo di, perché non era da ballare. Sì. E io avevo bisogno di qualcosa da ballare. Sì, tutti mi hanno detto bello, molto, molto, molto fine, però io avevo un arrangiamento che poteva essere uno sbrego, perché era veramente fatto molto quasi rocchettaro, dance rocchettaro. Bello, e purtroppo non l'ho fatto, ho accettato. E qui entra in ballo la coerenza, a volte la coerenza paga. Io in questo caso non sono stato coerente e non mi è piaciuta la cosa, però torniamo a dire, gli sbagli fanno parte della vita. Sì. Poi per la cronaca, anche questo toc toc toc. Toc toc toc. Molto particolare anche questo. Sì, qui la realizzazione è di Mauro Farina. Non è stato un momento bello, perché mi ero allontanato un po' da Pecoraro, e abbiamo avuto piccoli screzi che hanno anche i fratelli. Certo. E niente, allora la realizzazione è stata fatta lì. Il pezzo è bello, però poteva essere fatto meglio, ma comunque... è andato benino. Avevo tolto il trucco, non mi presentavo più, cercavo di cambiare, di fare qualcos'altro. Certo. Ma vabbè, una versione diversa. Sì, dai. Poi tornando a Pecoraro, abbiamo One Step to Heaven. One Step to Heaven, qui c'è la produzione di Pecoraro in tutto e per tutto. Sì, questo poi è un pezzo straordinario. Qui c'è Turati anche, c'è la produzione di Turati. Sì, c'è Turati. Sì. Arrangiamento di Mario Natale, Mariolone, che saluto. Mario Natale è prodotto da Pecoraro. Prodotto da Pecoraro per la Blackbird. Mario Natale qui ha fatto un bellissimo arrangiamento, perché lui è un grande musicista, grande, grande amico, un grande musicista. E niente, vai? Ok. E niente, è stato un discreto lavoro, bello. E poi uno dei miei preferiti, che è I Believe. I believe, sì. A me piace questo, amico, come pezzo piace veramente tanto. No, è bello. Spinto al massimo, però... Ai, lead me this way, I believe. Bello. È una bella frase, sì. Sì. Però non l'hanno ballato tantissimo, perché non era pompato... Sì, pompato, ma non da ballare alla grande, insomma. Comunque. Io però voglio ritornare, per finire, indietro nell'84, quando è uscito I Hold Are You. Hai qualche aneddoto carino da raccontarci? Legato a questo brano, qualcosa che non ci hai raccontato? Non ho capito. C'hai un aneddoto carino legato a questo brano? A Hold Are You? Sì, che non hai raccontato prima. Non lo so, ci sono tante. Vabbè, il fatto di che lavoravamo in questa cantina senza aria, che non si riusciva a respirare dopo mezz'ora. Lavoravamo a Vigevano,
perché io abitavo a Pietegrasso e Tano e Pecoraro a Gaggiano, quindi per un po' abbiamo lavorato in casa di Tano, ma poi non ci stavamo più perché eravamo in uno sgabuzzino. E allora siamo andati in questa cantina che era peggio ancora, nel senso che non si respirava. Non si respirava e si lavorava con una Simmons e una tastiera. Tutto questo. Ogni mezz'ora, diciamo, coffee, ok, uscivamo, andavamo al bar, cosa che adesso è quasi difficile da fare, ma prima si poteva fare. Certo. Usciva, si andava al bar, si beveva un caffè, si tornava giù. E questo per mesi, perché tutto il lavoro, il primo lavoro che abbiamo realizzato è stato World Review, è nato così. E tutti mi dicono, perché a World Review? A World Review è un po' un chiedersi chi siamo, cosa facciamo, dove andiamo, cosa faremo. Forse in questo momento poi è molto, molto reale. È vero. Hai mai pensato di rifarlo? In versione moderna? È difficilissimo rifare a World Review. Non è facile. Abbiamo provato a fare una versione dietro a quella con One Step to Heaven, abbiamo I Hold One... You Remix, abbiamo esatto, dietro One Step to Heaven, con tutta la buona volontà non siamo riusciti a trovare la dimensione esatta, e non è facile, chissà, vabbè, è stato realizzato poi dal gruppo tedesco, che ha avuto un successo della Madonna, è stato primo in classifica in Germania, questo nel 2000, certo. 2000 e qualcosa. Ma una versione rifatta da me, non c'ho, perché non ho mai trovato la chiave giusta. Anche con Tano avevamo cercato di farlo, ma diciamo, vabbè, però, scusami, ma, perché è un pezzo difficile, perché è un pezzo piccolo, ma con una grande qualità, però in questa sua piccolezza bisogna trovare la chiave giusta, e non siamo mai riusciti a farlo. Magari un giorno si farà. Bene. Poi cos'è successo negli anni 90, 2000, e poi raccontici oggi e anche il futuro, se ci vuoi raccontare qualcosa. Io ho sempre continuato col gruppo a girare, a parte che continuo ad andare a fare serate in giro per l'Europa, mi chiamano in Spagna, mi chiamano in Olanda, mi chiamano un po' dappertutto, si va, perché gli amanti della dance anni 80, dovevo andare in California, ho dovuto rimandare per questo maledetto Covid, adesso credo che andrò in Argentina, perché mi ha chiesto di andare questo ragazzo che si chiama Lautaro, mi ha detto organizzo, perché in America Latina è uno spreco, è una roba pazzesca. Pazzesca. Il Messico, l'Uruguay, mi arrivano dei complimenti e delle mail dall'America Latina che sono meravigliose. Comunque è bello, amico, che hai lasciato una traccia fantastica. Ah, sì. Cioè, bellissimo. Cioè, è stata una cosa insperata, perché subito, ti ripeto, c'era questo snobismo, no? Di dire, ma sì, vabbè, ma la dance è una cosa così, e invece no, sta dimostrando che i dischi che ha venduto la Italo Dance sono dischi pesantissimi, una quantità di dischi da paura, ancora adesso stanno funzionando delle cose in America, non è poco, è una grande soddisfazione, è una piccola grande soddisfazione. E il futuro? Hai accennato prima, no? Prima della nostra chiacchierata, hai accennato, sì, a qualcosa che bolle in pentola, ci puoi dire qualcosa, amico? Perché io ho tante cose nel cassetto, tante. Con Pecoraro, sempre con lui, perché quando mi è mancato lui mi è mancato il mondo, perché fratello, amico, è una persona incredibile, ci siamo voluti un bene dell'anima e abbiamo fatto talmente tante cose che sono lì e aspettano solo il produttore giusto
l'arrangiatore giusto, ma ci sono c'è un pezzo che si chiama In the Name of Love, che ha una melodia pazzesca, poi questo I'm Fly With You, cioè, veramente, se dovessi uscire adesso potrei fare un album tranquillamente, solo che adesso mi mancano i collaboratori, ce li ho, ma sto cercando di riorganizzare le fila, e non è semplice. Certo. Tony Carrasco mi ha chiamato, mi ha detto facciamo un album con tutte le cose di Mi Commission e facciamo anche delle cose nuove. Sì, ok, poi sai, le parole volano, i fatti devono essere concreti. Certo, certo. E allora prima o poi, spero prima che poi, qualcosa di bello riuscirò a buttare fuori di nuovo. Bene, dai, e non vediamo l'ora, amico, non vediamo l'ora. Grazie, grazie. Già sto pensando a un vinile con i tuoi più grandi successi in mano, Dance. Sì. No, certo. Anche perché è bellissimo. È stata fatta una raccolta da Carrasco nel 2000, non nel 99, con tutti i pezzi... Però non è stata pubblicizzata nel modo giusto, è sempre con la SAR. Ma adesso è il momento, Mico, adesso è il momento. Adesso è il momento, fervore, sì. C'è richiesta con i social, c'è una grande comunicazione, ragazzi. Grande, sì, perché non conta niente essere in Grecia, essere in Italia, essere in Messico. Conta il materiale. Il materiale, le canzoni. Poi ci siamo noi che spingiamo, ci siamo noi che spingiamo. Ah, grazie, grazie. Beh, io sicuramente ho un gran bisogno di questa spinta, delle persone come te, che mi diano, mi ricaricano per la carica. Siamo tutti con te, siamo tutti con te. Tutti grazie, amano, grazie. Tutti ti amano. Qualsiasi pezzo che noi mettiamo anche nel gruppo su Facebook, cioè un pezzo tuo, cioè c'è sempre commenti. In privato mi scrivono: ma amico, dai, possiamo rifarla? Cioè, veramente è qualcosa di molto straordinario. Bello, grazie, io ringrazio tutti e ne ho bisogno ancora. Ho bisogno di questo. Del sostentamento mentale, perché è importantissimo. Sì. Dai, Nico, ti ringrazio. Ma ti grazie a te. Ringrazio per la tua disponibilità. Ho chiacchierato fin troppo, però. No, ma però... le cose sono tante da dire. È una vita artistica bella lunga, insomma, e speriamo che continui ancora per un bel po', insomma. Dai. Facciamo sicuramente, dai. E tocchiamoci sicuramente. Per forza, bisogna. Allora, salutiamo i nostri ascoltatori e vi aspetto tutte la prossima puntata con tanti ospiti e tante curiosità sulla dance italiana e non solo. Un abbraccio, con tutti un abbraccio da Massimo e da Mi Commission. Un abbraccio a tutti, a te in particolare, a tutti gli amici che mi vogliono bene, che mi sostengono. Grazie. Mi Commission. Ciao. Grande. Ciao a tutti. Ciao. Then my mind is crying. When the children leave, entering the world with thee. When the music plays in your fantasy, in the moonlight time, I remember the games of my life. Now, how old are you? Where is your harbor? Have many things to do. Open the door. Yes, I
answer to without my lover. But tell me if the sky is blue, how old are you? I saw the light of rain, but remember the days of my life. When the music plays in your fantasy, in the moonlight time, I remember the games of my life. How old are you? Where is your harbor? Have many things to do. Open the door. Yes, I listen to without my lover. But tell me if the sky is blue. How old are you? Now, how old are you? Where is your harbor? Have many things to do. Open the door. Yes, I listen to without my lover, but tell me if the sky is blue, how old are you? Now how old are you? Where is your harbor? Have many things to do. Open the door. The word is
On the world is you.
flower grows for every drop of rain that falls. A candle glows somewhere in the darkest night. Gioverà
pioggia, dai rami piangeranno e piangeranno insieme a me. Ed ogni giorno avrò in mente, ogni giorno, il tuo amore che non ho, e sarà inutile ogni mio giorno senza te. E poi verrà l'autunno. Di Bozzetti Pegoraro, signora tu canta Amico. Scendiamo e poi più in alto noi, ruscio di rami secchi, e poi ci amiamo ormai. Signora tu, ma cosa mi fai? Mi fai sentire grande tu, questo lo sai. E così restiamo sdraiati a guardare scoiattoli che non sanno capire. Così mi sembri bambina, come mai le gote più rosse, il seno che trema tra le mie mani. Signora tu, cosa mi fai? Mi fai sentire grande tu, questo lo sai. Signora tu, signora, cosa signora mi fai sentire grande tu, questo lo sai. Sì, non nascondo che sembra un po' strano che tu così donna tu ami un bambino. Feste d'amore di